Un saluto a tutti da Jaguarozza. Altro contest tra auto super, anche perché queste auto qui non le avevo neanche aggiunte quella volta, non c'erano. Arrivata da pochi giorni, praticamente l'altro ieri, è la nuova ProGen GP1. Delusione totale, vi dico subito, per cui non compratela, perlomeno per il momento, nel senso che la Rockstar ha la brutta abitudine di cambiare l'handling e le proprietà dei veicoli a suo piacere per far sì che noi ce li compriamo come dei coglioni. E ho messo al di là delle auto nuove anche la X80, perché? Perché la X80 è stata praticamente l'auto super a fare il minor tempo di tragitto, e tuttora rimane invariata la cosa. Bisogna dire che la regina delle gare stunt ormai, per il momento, fino ad oggi, e io parlo del giorno di 15 marzo, la regina tuttora è la truffa denaro, che per sua tipologia d'auto, come la vecchia Adder, è pachidermica, però ha un'accelerazione spaziale, no? Per cui diciamo che X80 e Truffa Denaro se la competono a vicenda. Nelle gare stunt, dove ci sono tanti salti e tanti squilibri per quanto riguarda il terreno, è meglio la Nero. Anche perché è più morbida, cioè l'X80 è molto molto dura e non va bene nelle gare stunt. Tanto difatti la gente usa tutti quanti ormai la Nero. Cosa che continuerà ad essere, secondo me, a meno che non rendano inguidabile la Nero, anche perché questa auto nuova fa cagare. La GP, la Italy, un altro cesso. La tempesta è lentissima, questa nuova non è da meno, e di conseguenza, ragazzuoli, non comprate un cazzo, perché per il momento non vale la pena. Se non avete la truffa denaro, compratevela quando che andrà in sconto, se c'è già lo sconto adesso non ho ben presente. Comunque non spendete soldi. La Penetrator e praticamente, come potete vedere, è nella media con le altre. Di conseguenza, se vi piace il nome, prendetela, ma se non vi piace il nome potete anche fare a meno. Con questo è tutto, un saluto da Jaguarozzo. Ciao!